Allora, buonasera a tutti. Iniziamo la commissione congiunta urbanistica e ambiente, convocata appunto con questo metodo. Quest'oggi abbiamo utilizzato questo metodo, quindi con un unico collegamento, quindi diamo seguito a questo lavoro di commissione. Allora, io passo all'appello. Per quanto riguarda la prima commissione, i componenti, Vittoriano Maria Grazia. Vittoriano. Moroni Marco. L'hanno collegato. Lazzarini Fausto. Lazzarini, sei presente? Eccomi, mi senti? Ok. Sì, perfetto. A posto. Diamanti Fiorella, da qui presente qui in aula. Pedito Giuseppe. Presente. Sì, l'ho visto. Fioratti Spallacci Mauro. Presente. Ok. Zallucchi Angelo. Zallucchi assente. Lombardi Alessandra. Presente. Marchitti Vittorio. Okay. Giusfredi Giorgio. Giusfredi. Presente. Grazie. Boi Roberto. Grazie. La Pegna Presente. Presente. Vincenzo. Sì, grazie Roberto. La Pegna Vincenzo. La Pegna. Vincenzo Lapegni, assente. Vulcano Domenico. Presente. Ok. Passiamo alla settima. Aspetti, presenti per la prima commissione sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Scusi, Presidente, settima commissione, giusto? Passiamo alla settima commissione. Giovannini Vincenzo, presente. Di Leonardo Fabio. Fabio. Assente. Zingaretti Davide. Presente. Giulia Mariano. Presente, Giulia. buonasera. Buonasera. Diamanti Fiorella presente. Moroni Marco. Moroni. Assente. Cola Federico. Presente. Fioratti Spallacci. Presente. Lombardi Alessandra, presente. Presente. Marchetti Vittorio. Presente. Vulcano Domenico. Presente. Boi Roberto. Presente. Renzi Francesca. 3, Presente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 11 presenti sulla settima commissione, quindi la commissione è valida, quindi si può procedere ai lavori. Ovviamente parliamo del piano comunale fotovoltaico. Quindi io passo la parola all'assessore che poi mi ha riferito che ci sono dei tecnici collegati che lui ovviamente ci dirà chi sono e ovviamente poi inviteremo a intervenire durante il percorso della commissione. Allora, prego, assessore. Buonasera a tutti. Allora, oggi ci troviamo per riprendere il percorso che avevamo già cominciato nella commissione di qualche settimana fa, con l'obiettivo di portare quanto prima in Consiglio Comunale una proposta, una delibera per l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra in zona agricola, in applicazione dell'articolo 3.1 della legge regionale numero 16 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni intercorse. Rispetto alla scorsa commissione, con un pool di tecnici che adesso si passeranno gli interventi, abbiamo fatto un lavoro piuttosto capillare e vi mostrerò anche delle tavole mentre interverranno.
Allora, io non mi dilungo ulteriormente e sconvolgiamo anche un po' gli interventi come avevamo preparati, perché collegati con noi ci abbiamo l'architetto Daniele Iacovone, che tutti voi conoscete, che è nostro consulente su tante questioni dell'urbanistica, l'agronomo il dottor Paolo Petruzzi e l'archeologa la dottoressa Carla Vaudo. Allora, siccome il dottor Petruzzi ha un altro impegno di lavoro, sto cercando una porta, io darei la parola a lui per mettere in collegamento, togliamo il mouse, sì, e per mettere in collegamento le tavole. Sostanzialmente darei subito la parola a lui per la parte agronomica, poi magari l'intervento di sistema lo farà dopo l'architetto Iacovone, perché fondamentalmente sono arrivate una serie di domande su aspetti di tipo agronomico che è opportuno trattare immediatamente. In particolare, in questi giorni ho raccolto alcune domande che sintetizzo così per anticipare un po' i lavori, poi eventualmente chi vuole interverrà. In particolare relativamente al fatto che sulle tavole che avete ricevuto unitamente alla convocazione non sono zonizzate ad esempio alcune specie agricole. Allora, vediamo un po', prima apro la tavola, scusate un secondo, no. Allora, questa è una e questa è l'altra. Ok. Un attimo che vi condivido lo schermo e ci siamo. Si fa da sotto. Ok, prego il dottor Petruzzi, ho messo questa tavola, se non è corretta poi magari la sostituisco. No, è giusta, assessore. Buongiorno, okay. Buongiorno a tutti, saluti. Allora, interfacciandomi con l'assessore Ruperti, è emersa una problematica riguardo a, diciamo così, a delle produzioni tipiche che sono caratteristiche e che occupano tutto il territorio del vostro comune. E, rapidamente, fondamentalmente sul territorio di Aprilia esistono ben 5 produzioni tipiche, che sono i castelli romani DOC, l'Aprilia DOC, l'olio extravergine di oliva pontine e il kiwi latina IGP. Oltre a questi abbiamo anche altre produzioni tipiche, che sono i salamini italiani alla cacciatora DOP, il Lazio IGT, il pecorino romano DOP, la ricotta di bufala campana e la mozzarella di bufala DOP. Allora, qual è la discriminante fra tutte queste condizioni e fra tutti questi disciplinari? È che gli ultimi che ho detto, i salamini, il Lazio IGT, il pecorino, ricotta e bufala, occupano tutto il territorio del comune di Aprilia, oltre che la provincia di Latina, oltre che la provincia di Roma, e in alcuni casi, come il pecorino o come i salamini, addirittura tutta la regione Lazio. Quindi non è una caratterizzazione tipica del vostro territorio, del comune di Aprilia, è una cosa molto generalizzata a livello addirittura regionale in alcuni casi, in alcune condizioni. Invece, quello che vedete zonizzato sono due disciplinari, sono la zonizzazione di due disciplinari che caratterizzano una porzione del vostro territorio, e sono i castelli romani DOC e l'olio extravergine di oliva delle colline pontine. E come vedete, i colli albani DOC sono la parte un po' più scura, righettata, perché sentono tutti. Zonizzano tutta la parte nord del territorio di Aprilia, anche a confine con Cisterna, mentre il retino azzurro più pieno è l'olio d'oliva. Allora, qual è la discriminante? È che non si poteva logicamente utilizzare il disciplinare o l'organizzazione del kiwi o del GT Lazio, che è un disciplinare dei vini
e che prende tutto il territorio, che prende tutto il territorio di Aprilia, perché non avrebbe avuto senso nella valorizzazione del territorio stesso, perché sarebbe tutto uniformato. Ecco perché alcune diciamo così, realtà importanti sono comunque escluse, perché non rientrano in una zonizzazione che è però tipica, fatta dalla regione, fatta dagli enti sovraordinati, che non è dipeso da noi. Noi abbiamo semplicemente sfruttato questa differenziazione per valorizzare, diciamo così, ai sensi della problematica legata al fotovoltaico, per individuare un'area del territorio che sia valorizzata rispetto a tutto il territorio di Aprilia, che grazie a tutte queste DOC, DOP, IGP che sono presenti, e abbia avuto una caratterizzazione più forte, e che significa che quelle parti di territorio dovrebbero essere ancora più tutelate oppure normate in maniera diversa rispetto all'intero territorio. Questo è quanto, assessore, fondamentalmente. Ok, se vogliamo, così poi magari ci possiamo, visto l'impegno, noi proseguiamo, spendere sì, due parole anche su questa tavola, così spieghiamo anche il lavoro, sì, che è quella, allora, quella generale sulla caratterizzazione, sì, agronomica. La caratterizzazione agronomica, diciamo che fondamentalmente questa tavola poi sarà collegata soprattutto all'indagine geovegetazionale, comunque suddivide il territorio d'Aprilia in funzione sì delle produzioni, e anche in funzione delle caratteristiche pedologiche proprio dei suoli, che sono state ricavate dall'Atlante che ha eseguito la Regione Lazio nel 2019 proprio sulle caratterizzazioni dei suoli e della pedologia. E noi abbiamo diviso fondamentalmente in quattro aree questo territorio, che sono le aree, diciamo così, a più alta attività produttiva, e quelle più caratterizzate da maggiore produzione, e scemando verso quelle più basse. Diciamo che questa potrebbe essere classificata come, o meglio identificata come, carta delle potenzialità dell'uso agricolo del territorio, e fondamentalmente rispecchia anche un po' l'andamento dei disciplinari, ed è legato fondamentalmente anche all'andamento dei disciplinari, perché c'è un trade union logicamente con la caratterizzazione anche del suolo e delle produzioni. In questa tavola non sono indicate soprattutto le produzioni nello specifico, quelle rientrano in un'altra tavola che sarà quella dell'uso del suolo nello specifico, in cui principalmente rientrano nelle legnose agrarie, che è la parte più importante, rientrano sia le produzioni vitivinicole che le produzioni di actini di edo e quindi del kiwi, che sono logicamente dislocate un po' a macchia d'olio, un po' a macchia di leopardo sul territorio, ma fondamentalmente si concentrano un po' sulla parte nord, verso il confine con la provincia di Roma, e in parte nel retinato azzurro, più sotto. Però logicamente occupano un po' a macchia di leopardo, come dico, tutto il territorio. Le legnose agrarie, dopo i seminativi, logicamente sono le colture maggiormente presenti all'interno del vostro territorio. E logicamente la tavola sulla caratterizzazione agronomica, che ripeto è più classificabile come quella sulla potenzialità dell'uso agricolo, ci spiega che fondamentalmente la parte nord, nord-ovest, e quella a confine con il comune di Cisterna sono le parti maggiormente che andrebbero fondamentalmente vocate maggiormente all'agricoltura. Quelle più a sud sono quelle ugualmente produttive, ma che possono anche essere utilizzate per altri, cioè lo sviluppo del territorio può prevedere anche altre potenzialità oltre a quello prettamente agricolo. Questo in un ambito e in un'ottica di pianificazione urbanistica, logicamente. Ok, intanto grazie, e io diciamo chiedo scusa, ma il dottor Petruzzi sostanzialmente aveva un impegno alle 17, pensavamo di fare prima, ed è il motivo per il quale abbiamo specificato bene questo suo studio, che è il frutto, come dire, le tavole sono il frutto di una relazione che verrà, che avete tra l'altro già ricevuto, e sarà allegata nella scorsa convocazione, sarà allegata alla proposta di delibera. Allora io a questo punto lo congederei
e ringraziandolo. No, io vi ringrazio, però se adesso, visto che comunque mi sono prodotto, se qualcuno avesse qualche dubbio, io a questo punto posso anche fermarmi un pochino di più, Omar, tanto okay. Se serve per il dibattito, serve affugare qualche dubbio, sono ben disposto. Ok, allora a questo punto io, mentre magari raccogliamo qualche domanda specifica, io darei la parola all'architetto Iacovone, perché ovviamente abbiamo invertito un po' l'ordine, però l'architetto Iacovone magari ci aiuta a ripercorrere quello che noi abbiamo fatto in questo percorso e come siamo giunti, diciamo, a questo studio, anche alla luce delle indicazioni che sono arrivate dall'ultima commissione. Quindi io non lo vedo qui, non so se Daniele ci sente. Eccoci, Daniele, ti attivo il microfono. Poi devi attivare il microfono, Daniele, così. No, non ti sentiamo. Ora? Ecco, adesso sì, prego. Perfetto, buonasera a tutti. Allora, mi sembra che il lavoro che riguarda posto all'esame della commissione è un po' una decisione che l'amministrazione ha avuto la possibilità di prendere per due sostanziali motivi. Il primo motivo è che la regione ancora non ha approvato il piano energetico regionale, e cioè lo ha adottato in corso di esame eccetera eccetera in consiglio, poi in giunta, però ancora non è pubblicato e non è efficace, e quindi non agisce a livello di prescrizioni territoriali, e quindi proprio per questo motivo nel novembre del 2020 l'amministrazione regionale ha modificato con una legge la numero 16 una precedente legge regionale che riguardava proprio gli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, disciplinando e dando indicazioni in attesa del piano energetico regionale che i comuni potessero individuare attraverso, diciamo, un'analisi, quell'analisi che è stata illustrata dal dottor Petruzzi poco prima, l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici. Questa attribuzione assegnata ai comuni scaturisce dall'esigenza che, come diciamo è noto, le disposizioni nazionali riguardo all'installazione degli impianti fanno riferimento, praticamente scavalcano quella che è la decisione comunale per certi versi, perché affidano la decisione impianto per impianto a una commissione, a una conferenza di servizio preposta ad esaminare i singoli interventi di volta in volta che questi vengono sottoposti al loro esame. E appunto questo intervento legislativo regionale ha invece consentito alle amministrazioni comunali di dire la loro su questo aspetto, e in base ovviamente alle caratteristiche e alla peculiarità del territorio agricolo e anche del territorio, dell'idoneità del territorio in termini più generali, storico-culturali, urbanistici, eccetera. E proprio per questo ha indicato come ambito di analisi della individuazione delle aree non idonee i territori agricoli, che sono quelli un po' più suscettibili a grandi interventi estensivi di impianti fotovoltaici a terra, che in qualche modo non devono entrare in rotta di collisione con la reddituralità delle aree agricole, che nel comune di Aprilia è molto presente, incide sui redditi del territorio. E quindi ecco qui, da questa cosa ne deriva l'opportunità che l'amministrazione ha colto in pieno, individuando in queste con
con questa deliberazione le caratteristiche del proprio territorio sotto il profilo agricolo attraverso un'analisi molto puntuale che peraltro sarà necessaria e sarà utile ovviamente anche in sede di redazione della variante del piano urbanistico, ma in tutte le altre analisi, quella stessa pedologica, quella della individuazione degli ambiti di urbanizzazione, insomma diciamo che era un'analisi indispensabile complementare a quelle attività che l'amministrazione sta svolgendo per il piano urbanistico generale della città. Ecco, quindi questa delibera va in quella direzione, individua nella tavola 5, mi sembra che sia, le aree non idonee e quindi dà anche una indicazione su come intende utilizzare il proprio territorio andando a creare degli equilibri fra le opportunità delle colture agricole, il mantenimento, l'opportunità di mantenere le colture agricole esistenti e invece gli spazi dedicati ad interventi diciamo di impianti fotovoltaici che possono essere così in questo modo esaminati con meno intralci e resistenze reciproche. Io credo che questo sia il quadro un po' generale. Allora, io aggiungo solo una cosa, che noi oltre a questa legge regionale che veniva citata, la numero 16, poi novellata da una legge regionale, anche questa numero 16 del 2020, noi abbiamo fatto riferimento in maniera pedissequa, come era venuto fuori dall'ultima commissione congiunta, al decreto ministeriale, un attimo che lo cerco, che sostanzialmente disciplina l'installazione degli impianti fotovoltaici, che è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 10 settembre 2010. Questo decreto contiene delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sostanzialmente la legge regionale che ha novellato quella precedente elimina il vincolo del 3% sul suolo agricolo, cosa che era prevista nel vecchio testo. Quindi, se vi ricordate, prima era possibile l'utilizzo di territorio agricolo pari al 3% della superficie totale dell'area agricola, e i dati del nostro comune sono molto importanti perché abbiamo il 76% della superficie amministrativa che è territorio agricolo, quindi 13.500 ettari, più di 13.500 ettari. Quindi non avendo le aree, essendo stato eliminato il vincolo, il limite del 3%, la legge ha dato la possibilità di individuare le aree non idonee. Allora, la regione, tendenzialmente questa è una funzione che noi esercitiamo suppletiva rispetto a quelle che appartengono alla regione in assenza del PER, del piano energetico regionale. E lo scopo è, da una parte, tutelare il territorio e dall'altra invece quello di favorire le aziende del settore a non, diciamo così, individuare aree non idonee, quindi per facilitare e accelerare le procedure, visto diciamo il piano energetico nazionale e la strategia in questa direzione. Quindi noi abbiamo, come dire, siamo arrivati a questa tavola 5 che individua ai sensi della legge regionale le aree non idonee, rimanendo su quello che il DM prevede, ovvero le aree di PTPR, i vincoli del PTPR di non edificabilità sulla tavola B, e poi individuando le aree agricole con particolari caratterizzazioni come prima il dottor Petruzzi ha individuato. La sintesi è nella tavola 5 e ci sono queste, il tessuto urbanizzato è tutto idoneo, mentre quello che vedete in rosa sono le aree agricole non idonee per i motivi che ci siamo già detti. Che cosa potrebbe accadere? Noi utilizziamo questa nostra individuazione fino a che la regione non approverà il suo piano energetico regionale,
oppure siccome non siamo noi l'amministrazione che autorizza tali impianti, la regione potrà di volta in volta stabilire se quello che noi abbiamo individuato è coerente o non coerente, e quindi in sede di autorizzazione di conferenza di servizio starà a valutare, diciamo, se queste aree non idonee sono, diciamo, congrue rispetto al suo metro di valutazione. Però io ritengo che politicamente questo intervento è necessario per un'ottima per un'ottimizzazione diciamo della programmazione territoriale. E per completare il quadro, chiederei di intervenire alla dottoressa Carla Vaudo, l'archeologa, e mi posiziono sulla tavola che, diciamo, il suo studio, sul quale adesso ci parlerà lei, è un elemento essenziale del lavoro che stiamo svolgendo, in particolare per la variante di salvaguardia, ma che in grossa parte viene utilizzato già in questo studio, essendo il decreto ministeriale facendo riferimento ai beni archeologici. E su questo accenno un intento, come già fatto. Come vedete, nell'area nord c'è una grande concentrazione di beni archeologici, e c'è anche l'intenzione, l'idea, e il suo studio serve a diversi usi, avviare con l'amministrazione competente dei beni culturali un percorso per vincolare la zona a nord di Aprilia come Campagna Romana, che sarebbe la prosecuzione del vincolo già esistente, cosiddetto vincolo di Torre Maggiore. Allora, prego, dottoressa Vaudo. Salve a tutti, grazie per avermi invitata. E sì, come diceva l'assessore Ruberti, anche il censimento del patrimonio archeologico-culturale di Aprilia, del territorio di Aprilia, si inserisce all'interno di questa progettazione ad ampio respiro, che vuole dare poi anche uno strumento efficace, rispetto alla programmazione e alla progettazione del territorio. E quindi, come appunto già sottolineava l'assessore Ruberti, come vedete dall'immagine, allo stato attuale delle conoscenze, la maggior parte delle presenze archeologiche si concentra nel nord del territorio comunale di Aprilia. Questo però va detto anche in virtù della presenza per questa porzione del territorio di una capillare opera di ricognizione archeologica che poi è confluita in una carta archeologica nel 2009 da parte della dottoressa Pompiglio. Quindi la minore presenza di rinvenimenti archeologici nel settore centrale, nel settore meridionale del territorio di Aprilia è anche in parte dovuto alla mancanza di indagini di superficie e di scavo nel territorio stesso. Anzi, dal punto di vista delle indagini archeologiche, in realtà ci sono dei dati interessanti per quello che riguarda la parte centrale del territorio, perché in occasione proprio della realizzazione della Turbogas in località La Cogna sono stati ritrovati sia delle stibe rupestri che degli impianti di ville rustiche che sono stati scavati, quindi non c'è stata solo una ricognizione di superficie delle emergenze, ma anche proprio un'indagine più approfondita. Quindi nel proseguo del lavoro, oltre alla documentazione edita che già vedete riflessa nella carta archeologica, io sto facendo anche uno scoglio della documentazione inedita conservata negli archivi della sovrintendenza, che permetterà ovviamente di ampliare il quadro. In quest'ottica, tra l'altro, le informazioni poi confluiranno in un database relazionale che andrà a far parlare il territorio all'interno della piattaforma GIS. Questo mi preme sottolinearlo perché si tratta di uno strumento poi che l'amministrazione conserverà e che potrà continuamente implementare. Quindi diciamo si tratta di uno strumento che continuamente potrà essere aggiornato con quelli che sono i dati che arrivano dal territorio e che arrivano continuamente in virtù anche della presenza degli archeologi ormai di default su tutti i cantieri di scavo, no? Siano della fibra ottica piuttosto che del gas, piuttosto che degli impianti elettrici. Quindi questi dati confluiranno all'interno della carta, sia nelle risultanze positive che in quelle negative.
perché anche ovviamente il dato negativo serve per la programmazione territoriale, soprattutto quando si vanno ad individuare le aree idonee o non idonee all'installazione di impianti, in questo caso fotovoltaici, ma utili a qualsiasi ulteriore futuro intervento di programmazione sul territorio. È un territorio, quello di Aprilia, che ha molti punti di interesse, non ha emergenze di, come dire, di grandissimo impatto, ma ha una continuità d'uso dal punto di vista dello sfruttamento del territorio legato all'agricoltura incredibilmente longevo. Quindi lo studio anche agronomico di fatto è uno studio storico-archeologico, perché la vocazione di questa porzione del Lazio meridionale è stata da sempre quella legata all'agricoltura, sin dalla preistoria fino ovviamente all'età più recente, un'agricoltura che poi spesso è andata a servizio di quelle che erano le esigenze di Roma, sia nella sua fase repubblicana e imperiale, sia nella sua fase per esempio papale. Quindi sicuramente un racconto che questo territorio aveva bisogno in qualche modo di esprimere. Ah, un'ultima cosa, se tornando alla tavola 5, quella delle aree non idonee, probabilmente avrete notato nel settore sud-est del territorio delle strane porzioni oblunghe di limiti, di aree non idonee. Questo perché sono in relazione, come vedete, alla viabilità storica riscontrata sul territorio stesso, soprattutto in relazione alla cosiddetta via Satricana, quindi quell'asse di viabilità che poi metteva in collegamento le città dell'entroterra con il grande centro di Satricum, il cui territorio di fatto è amministrativamente quasi tutto, no? Soprattutto per quello che riguarda il centro urbano nel comune di Latina, ma che di fatto poi è zona di confine con quello che è il territorio attuale legato all'amministrazione di Aprilia. Questo è un altro ovviamente punto di grande interesse nello studio del territorio, perché come sapete i confini, no, sono assolutamente in trasformazione nel corso del tempo, quindi è vero che c'è un limite amministrativo, ma non c'è un limite storico, quindi la porzione a sud-est del territorio di Aprilia di fatto rientra nel bacino di influenza e di gestione del territorio da parte di Satricum, quindi altro punto di interesse, no? Quindi a nord abbiamo Ardea, a sud abbiamo Satricum e poi ovviamente verso la costa il grande centro di Ancium, così come all'interno Aricia e Lanuvium, quindi i grandi centri urbani che avevano poi la gestione di quello che è l'attuale territorio del comune di Aprilia. Allora, io prima di ridare la parola al presidente, di ricevere la parola al presidente, volevo aggiungere che dopo una riflessione che abbiamo fatto con gli uffici, in particolare con l'ufficio ambiente, questo atto deliberativo non includerà il regolamento sul fotovoltaico, che prevede, diciamo, uno studio ad hoc e so che gli uffici ci stanno già lavorando. Però ovviamente la conseguenza di questo atto sarà quello di dotare l'ente anche di un regolamento sul fotovoltaico per, diciamo, l'installazione del fotovoltaico. Questo perché era arrivata la proposta della consigliera Lombardi, molto pertinente, che sulla quale abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando, nella fattispecie l'ufficio ambiente, perché la competenza per questo aspetto è dell'ambiente. Allora io ridò la parola al presidente, poi non so se ci sarà il dibattito. Omar, perdonami. Omar, io a questo punto posso. Devo lasciare la riunione e l'incontro. Allora, sì, un attimino, io sono il presidente Giovannini. Vediamo se c'è qualche domanda, se casomai se lei, okay, Peduzzi vuole rispondere, se può attendere ancora. Allora, sì, ok. Allora, chiedo ai commissari se qualcuno vuole intervenire o vuole fare qualche domanda al Paolo Peduzzi. Proviamo un po'.
Ci ho chiesto la parola io, non so se la vedi in chat. Qua non la vedo. Vabbè, allora dai, ti do la parola. Prego, okay. Alessandra, ma ti fa la in domanda. Realtà non è una domanda per Petruzzi, siccome avevo sollevato io tra gli altri insomma il problema del kiwi, lo ringrazio per averci spiegato la motivazione per la quale non tutte le produzioni tipiche sono state inserite nella cartografia, però mi sembrava doveroso capire da consiglieri, in modo che poi giustamente nel momento in cui si discuteranno le tavole anche con la popolazione, sappiamo perché non c'è stato l'inserimento, quindi era solo per ringraziarlo. Ok, invece, grazie dottore. Mentre invece l'intervento era un po' più generale, sono insomma contenta che finalmente la nostra città si sta dotando di questo strumento che ritengo comunque importante. Come hanno detto i relatori, quindi il Jacopone, la dottoressa Mauro, è importante che comunque ci siano questi strumenti perché Petruzzi ha il microfono aperto e si sente tutto. Okay. Prego. Ci sono dei scusa consiglio che vai Lombardi, ma adesso okay. A posto. Quindi è uno strumento importante, tutta la parte archeologica sarà di riferimento anche per altri progetti, perché noi sappiamo che comunque la nostra città, essendo così vicino a Roma, è bersaglio di tutta una serie di attentati al territorio, e quindi avere questo tipo di strumenti ci serve oggi per il fotovoltaico e domani per qualsiasi altra diavoleria verrà inserita e finanziata, perché poi di fatto purtroppo di questo stiamo parlando. Per quanto attiene la mia richiesta di dotare la città del regolamento sul fotovoltaico, so che gli uffici ci stanno lavorando, l'assessore insomma mi ha tenuta anche al corrente di questa cosa. Io l'avevo premesso nella commissione che il lavoro doveva essere parallelo, perché poi è chiaro che il regolamento sul fotovoltaico interviene nel momento in cui la nostra mappatura ha lasciato delle aree libere e vengono autorizzati degli impianti, per cui necessariamente sono lavori paralleli, e quindi mi fa piacere che ci sia questo lavoro che si sta facendo in tandem. Ritengo che sia urgente dotare la nostra città di questo tipo di strumento, per cui va benissimo che questo per primo approdi in consiglio comunale e poi a seguire ragioneremo sul regolamento. Tutto qui. Torno a ringraziare ognuno di voi per quello che ha portato, il contributo che ha portato, e l'assessore ovviamente. Grazie. Per aver coordinato tutti i lavori. Grazie, buonasera. Ok, grazie consigliere Lombardi. A questo punto vediamo se ci sono altri interventi. Se notate in chat, oppure fate un... perché qui c'è il problema di questa chat che non si riesce a prenotare. Allora, datemi qualche segnale così. Magari Vincenzo controlla sulla chat di WhatsApp, può darsi che qualcuno sta usando il parametro che abbiamo usato prima. Lo stavo facendo. Comunque no, non ci sono. Almeno su questa pubblica del gruppo non ci sono. Chiudiamo, tanto c'è pure. Siete stati troppo bravi. Sì. Quando allora, è così in classe si dice sono stata troppo brava, quando non arrivano le domande. Allora, guardate, però io ci tengo, allora, se dovete, perché poi un'altra commissione non si facevano domande, poi dopo è successo che ci dobbiamo ritornare sopra. Allora, però vedo che siete tutti convinti di quello che il lavoro che è stato fatto, e io ne sono contento come presidente che sto conducendo questa commissione. Se nessuno deve intervenire, io a questo punto gli do la parola all'assessore e così chiude
Non so se deve chiudere, deve... Ok, allora gli do la parola all'assessore che deve aggiungere un qualcosa. Prego, prego assessore Roma. Allora, scusate la velocità di oggi, ma lavorato Omar, perdonami. Tanto e... Assessore, posso lasciare la riunione? Sì, prego, grazie. Grazie a tutti per la disponibilità. Buonasera, buona prosecuzione. Grazie. Saluti. Allora, questo lavoro è un lavoro da tanti usi, perché noi l'abbiamo cominciato con la variante di salvaguardia, come abbiamo ricordato, e oggi è tornato utile per questo primo intervento. E quindi io mi auguro che potremmo andare in aula al più presto. Il lavoro ha avuto tante mani e tante collaborazioni anche dei consiglieri che si sono affacciati negli assessorati, e forse non l'avevo detto ma ci tengo a farlo, il consigliere Boi, più che come consigliere ma come esperto, ci ha dato una serie di documenti sulla parte archeologica e sono tornati molto utili, questo perché io penso che ciascuno di noi ha passioni che lo guidano al di là dell'attività politica, e quindi come è noto il consigliere Boia ha familiarità con questi temi e ci ha passato una serie di documenti che sono stati utilizzati e molto utili. Quindi io ho finito, vi ringrazio, e su questi temi torneremo, perché il tema della campagna romana è un tema a cui stiamo lavorando, e così come la variante di salvaguardia, che rimane proprio un obiettivo fondamentale. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, buona serata. Ok, grazie assessore. Grazie. Vedo Fabio Di Leonardo. Mi senti? No. Sembra che si era collegato. Sì, no. Allora va bene, se non ci sono interventi, vedo che nessuno si chiede di intervenire, a questo punto io chiudo i lavori. Quindi chiudiamo i lavori della Commissione, vi ringrazio della partecipazione, grazie a tutti i partecipanti, sia i commissari che i tecnici che sono intervenuti a questa Commissione. Grazie a tutti e buonasera.